Con un mondo più caldo di un grado, per metà dell'anno non ci sarebbe più ghiaccio nell'Artico. Si aprirebbe alla navigazione il leggendario passaggio a nord-ovest. Nella baia del Bengala, decine di migliaia di case sarebbero sommerse. Gli uragani colpirebbero l'Atlantico meridionale. Nell'ovest degli Stati Uniti, gravi siccità ridurrebbero la disponibilità di cereali e di carne. Questo sarebbe il nostro mondo con un grado in più. Ma se la temperatura media globale aumentasse di un grado, si formerebbero nuovi deserti nell'ovest degli Stati Uniti. Dal Texas fino alle frontiere canadesi, avremmo una zona estremamente arida, dove qualsiasi coltivazione sarebbe impossibile. Nell'ovest del Nebraska, gli allevatori hanno bisogno delle piogge primaverili, sempre più rare ormai. L'allevatore Bruce Waller ha bisogno di 15.000 litri d'acqua al giorno per mantenere la sua mandria. Portiamo l'acqua alla mandria da 20 o 25 giorni, due volte al giorno. Un altro abbeveratoio vuoto. Dopo 7 anni di siccità, i bacini sono ai livelli minimi. Non è facile tenere in vita la mandria. Gli animali non possono sopravvivere senza acqua. Quando ero giovane, questa zona era più verde, con più acqua. Non avevo mai visto questi fiumi asciutti. Neanche mio padre li aveva mai visti in secca, ma ora lo sono. Gli allevatori come Waller vivono in sintonia con il clima del loro ambiente. È una conoscenza che viene tramandata da 6 generazioni. Ne abbiamo tratto beneficio da giovani, quando abbiamo messo su il nostro allevamento. Ma l'esperienza delle generazioni passate potrebbe non servire se la temperatura continuasse ad aumentare. Spero sia soltanto una fase passeggera. Sarebbe difficile mantenere una mandria senza acqua, perché gran parte della terra sarebbe inutilizzabile per il pascolo. Se il clima diventa desertico, le mandrie moriranno. Basterebbe un solo grado per trasformare alcuni dei territori più fertili degli Stati Uniti in un deserto, come era in passato. 6.000 anni fa, un enorme deserto si estendeva in gran parte dell'ovest degli Stati Uniti e dominava il continente americano. Una lieve variazione dell'orbita terrestre rese la regione più esposta al sole d'estate, modificando radicalmente la situazione della regione. Oggi, un sottile strato superficiale dello spessore di pochi centimetri copre la sabbia del deserto. Allora bastò un aumento di 1 o 2 gradi per far scomparire l'umidità. Negli anni 30 abbiamo avuto un esempio della fragilità di questo equilibrio. Immaginate una siccità 20 volte più grave di quella di allora. L'ovest degli Stati Uniti ne uscirebbe devastato. Una variazione di circa 1 grado di temperatura trasformerebbe questi pascoli in una terra desolata, preda di una siccità perenne. Per ora, la sabbia è ancora coperta da un terreno fertile e stabile. Ma per quanto ancora? Se la temperatura media globale aumentasse di 1 grado, sconvolgerebbe gli equilibri del pianeta. L'ovest degli Stati Uniti diventa sempre più caldo, mentre in Inghilterra si impiantano nuove colture. Il cambiamento dei modelli climatici porterebbe a una redistribuzione delle colture agricole.
In Inghilterra gli inverni diventano molto più miti. Per certi versi è una buona notizia, se non si considerano le devastazioni in atto in altre parti del mondo. L'Inghilterra si trova al punto giusto, nel momento giusto, per impiantare una delle colture più fragili e preziose del mondo. Queste uve soffrono il caldo. Quando David Middleton ha piantato uve da champagne, i vicini pensavano che fosse impazzito. La temperatura si sta alzando. Ma ora il clima nelle regioni vinicole francesi è più caldo e in Inghilterra ci sono le condizioni adatte. L'idea di un rinomato vino inglese non fa più sorridere. In Gran Bretagna ci sono oltre 400 aziende vinicole. Per effetto dei cambiamenti climatici, Middleton sta impiantando un'altra cultura mai vista in questo paese. Olivi dalla Toscana. Gli olivi attecchiranno bene. D'estate la nostra temperatura ormai è quasi mediterranea. Cresceranno e ci daranno tante olive. Fino a poco tempo fa non sarebbe stato possibile. La temperatura media globale è sempre stata fluttuante. Le variazioni climatiche non sono insolite. È il ritmo degli odierni mutamenti climatici che non ha precedenti. 10 o 20 anni fa avremmo ipotizzato che un aumento di 1 o 2 gradi della temperatura media globale non avrebbe avuto un impatto devastante. James Hansen, modellista del clima della NASA, è stato fra i primi a dare l'allarme sul riscaldamento globale. E la situazione si fa sempre più preoccupante. Ora sappiamo che ci stiamo avvicinando a un livello critico e dobbiamo stabilizzare il CO2 presente nell'atmosfera. Studiando i vari climi del passato, Hansen si è reso conto dei pericoli connessi al riscaldamento globale. Nell'ultimo milione di anni, la temperatura media globale non ha mai superato quella attuale di più di un grado. I gas serra che stiamo introducendo nell'atmosfera provocano un riscaldamento molto più forte e molto più rapido rispetto al passato. La Terra ha già subito dei cambiamenti climatici, ma di solito avvenivano nel corso di millenni. Ora il riscaldamento globale si misura in decenni, perfino in anni. Molte specie non saranno in grado di adattarsi. Un riscaldamento così rapido ci porta verso l'ignoto. È una situazione senza precedenti nella storia del pianeta. Il riscaldamento globale è causato dal nostro insaziabile bisogno di energia. Ogni interruttore, ogni spina, ogni elettrodomestico che accendiamo consuma elettricità prodotta da centrali come questa. Il 90% dell'energia mondiale viene dai combustibili fossili. Il carbone, il petrolio, il gas naturale. Ma la combustione dei resti fossili di piante e animali mette in circolo una sostanza: l'anidride carbonica. Questi tre combustibili fossili sono la più grande fonte di CO2 immessa nell'atmosfera. Hanno migliorato la qualità della nostra vita per generazioni. È difficile immaginare di vivere senza. Ogni prodotto contribuisce in minima parte. Un paio di occhiali da sole o un'insegna illuminata. Ma l'impatto di ciascuno si unisce a quello degli altri. Mi sono chiesto, qual è l'impronta ecologica di un cheeseburger? 300 milioni di americani ne mangiano in media 3 a settimana. Significa 150 cheeseburger per ciascun abitante ogni anno. Miliardi di cheeseburger all'anno solo negli Stati Uniti.
Jemai Cash studia i mutamenti climatici utilizzando una prospettiva diversa dagli altri scienziati ed esperti. Ho cercato di calcolare la cifra totale, l'impronta ecologica di un cheeseburger in termini numerici. L'impronta ecologica di un cheeseburger equivale a tutta l'energia consumata in ogni fase della lavorazione di tutti i suoi componenti. Se teniamo in considerazione il mangime dato al bestiame, la coltivazione della lattuga e del grano usato per il pane, la mungitura delle mucche, la lavorazione del formaggio, la macellazione dei bovini, il trasporto, la refrigerazione, ogni cheeseburger ha un'impronta ecologica significativa. E l'anidride carbonica non è l'unico gas serra prodotto. Mi è venuto in mente che non stavo tenendo conto di un altro importante gas serra emesso durante la catena produttiva, il metano. Il metano prodotto dai bovini. Le autorità sanitarie la chiamano fermentazione enterica. È quello che esce dalle vacche. Ho scoperto che le emissioni di metano equivalgono ad almeno 23 unità di anidride carbonica. Sommando tutti i cheeseburger e tutto il CO2 prodotto, si arriva a una cifra notevole. Quasi 200 milioni di tonnellate. 200 milioni di tonnellate di CO2 equivalente solo per i cheeseburger negli Stati Uniti. Cash ha calcolato che negli Stati Uniti le emissioni di gas serra legate alla produzione di cheeseburger superano quelle dei fuoristrada. E parliamo di una sola pietanza. Pensate a tutte le cose che compriamo e consumiamo. Le nostre attività quotidiane rappresentano l'aspetto critico dell'impatto del genere umano sul riscaldamento globale. Anche a livello più basilare delle previsioni climatiche, potrebbero verificarsi cambiamenti fondamentali per il nostro pianeta. Se la temperatura aumentasse di più di un grado, sconvolgerebbe il delicato equilibrio della natura. Dal profondo degli oceani, alle vette più alte della Terra.